L'anno scolastico è appena iniziato e sappiamo quanto è importante per i nostri ragazzi e i bambini iniziare la giornata con una sana colazione. Introdurre proteine, minerali, vitamine. Infatti, una buona colazione può prevedere una quota di latticini, di cereali e deve anche considerare uno spuntino a metà mattina perché i ragazzi abbiano un'efficienza fisica e mentale utile a lavorare per tutta la giornata. Crostatina di zucca, lamponi e grana padano. Allora, prima di tutto prendiamo uno spicchio di zucca, lo avvolgiamo con della carta stagnola e lo mettete a cuocere in forno a 160 gradi per circa 40 minuti. La zucca è un ortaggio stagionale molto versatile, ricco di acqua, di fibre e contiene pochi zuccheri, anche se ha questo gusto dolce, e poche calorie, addirittura 15-17 per 100 grammi. Intanto io ho tagliato con un coppapasta la pasta brisée, vado a foderare degli stampini. Se utilizzate degli stampini magari usagetta, ricordatevi di imburrarli leggermente perché poi sennò non riusciamo a staccarli, e poi anche questa la cuociamo in forno per un 5-6 minuti, che non sia completamente cotta perché poi completeremo la cottura con l'impasto di zucca. A questo punto la zucca è pronta, la togliamo e intanto mettiamo a cuocere la pasta brisée. Adesso la sbucciamo. La zucca è ricca anche di potassio che non viene perso anche dopo la cottura, quindi può avere una buona azione diuretica utile a contrastare la ritenzione idrica soggettiva. A questo punto io vado ad aggiungere un uovo, pochissimo latte e un pochettino di miele. Io in questo caso ho utilizzato del miele di acacia, ma potete utilizzare anche altre tipologie in base ai gusti, ai propri gusti. E per ultimo taglio qualche cubetto di grana padano, in questo caso ho utilizzato una stagionatura intorno ai 14-15 mesi. Andiamo a miscelare il tutto e poi a riempire le crostatine. L'utilizzo del grana padano rende questa ricetta dolce, ricca di proteine, quindi adatta a iniziare la giornata prima di fare attività fisica, ma soprattutto a mantenere sana l'ossatura e la muscolatura. Prendiamo le crostatine, quella hanno cotto giusto qualche minuto, quindi la pasta è ancora cruda perché andremo a completare poi la cottura insieme all'impasto di zucca. Togliamo le crostatine dal forno che a questo punto sono cotte, facciamo magari intiepidire un attimo e poi le completo con qualche lampone. I lamponi sono ricchi di vitamina C e di antocianine e arricchiscono questa ricetta di minerali utili in questa stagione. Sfruttiamoli finché ci sono.